Ehi, la smetti per favore? Sì, sto parlando con te. Puoi andare a sparare neutrini da un'altra parte? Ah, non lo sai? Stai sparando neutrini? Te lo spiego subito. È inutile che fate gli innocenti, anche voi state sparando neutrini. Ogni giorno, mangiando, ingeriamo 3-4 grammi di potassio. Lo 0,01% degli atomi di potassio sono atomi di potassio 40. Il potassio 40 è radioattivo. 40 perché nel suo nucleo ha 19 protoni e 21 neutroni, in totale 40. Quel neutrone dispari è di troppo, è instabile. La sua energia si trasforma in un protone, un elettrone e un neutrino elettronico. Il protone resta nel nucleo, l'elettrone scappa via e il neutrino viene sparato quasi alla velocità della luce. Nel nostro corpo abbiamo circa 180 grammi di potassio, che corrispondono a 20 milligrammi di potassio 40, 20 milligrammi di atomi radioattivi. Quindi ogni secondo noi stiamo emettendo 4.000 neutrini. Siamo nel mezzo di una battaglia invisibile a colpi di neutrini. Questa banana, per esempio, contiene mezzo grammo di potassio e quindi sta emettendo 10-15 neutrini al secondo. Ta 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 ta. Più che una pistola è una mitraglietta. Ma cosa sono questi neutrini? I neutrini sono particelle, come gli elettroni, i protoni, i neutroni e così via. Sono neutri, quindi hanno carica elettrica zero. Ini, perché sono leggerissimi. Noi fisici non siamo ancora riusciti a misurare la loro piccola massa. Sono così leggeri che basta una piccola spinta e partono via quasi alla velocità della luce. Ma perché non ce ne accorgiamo di tutti questi neutrini? Perché interagiscono poco, ci attraversano praticamente senza interagire. Il neutrino ha la stessa probabilità di interagire di mio cugino Luca, è quel cugino che al pranzo di famiglia, sta sempre al cellulare e ignora tutto e tutti. Ecco. Questa era la storia della battaglia invisibile che combattiamo ogni giorno a colpi di neutrini. In questi 3 minuti, ognuno di voi ha emesso quasi 1 milione di neutrini. Ah, dimenticavo. In realtà state emettendo antineutrini, quindi antiparticelle. In pratica, antimateria. Ma la storia dell'antimateria ve la racconto un'altra volta.